Ragazzuoli miei, benvenuti in questo video, io sono Nevermind. Oggi parliamo delle 10 classi messe a disposizione in Elden Ring. Buona visione. Partiamo con il Cavaliere Errante. Questa classe parte con 15 in Vigor, Vitalità, ovvero quel valore che gestisce HP più le resistenze. Parleremo a fine video delle statistiche in maniera più approfondita se siete interessati. Poi ha 14 in Forza e 13 in Destrezza. È una quality build perfetta con cui iniziare. Da quel che ci hanno mostrato sembra anche armato abbastanza bene a livello di equip, parte con una spada lunga, una alabarda, uno scudo e un'armatura pesante. Consiglio questa build soprattutto per i novizi, per chi inizia a giocare ai titoli From Software partendo da Elden Ring, ma in realtà andrebbe bene, essendo una classe iniziale molto solida e stabile, da quel che ci hanno mostrato, anche per i più veterani che vogliono andare sul sicuro. La seconda classe che vi mostro è l'eroe, 14 in vigor vitalità, endurance a 12, la tempra, la statistica che gestisce la stamina, e 16 in forza. Un eroe tenace che combatte con un'ascia da battaglia, erede di un capo tribù dell'Aspraterra, parte con un'ascia da battaglia e uno scudo di cuoio. Abbiamo visto classi simili anche negli altri Souls. Questa è la classe per chi vuole andare inizialmente solamente sulla forza, quindi il 16 in questa statistica in teoria dovrebbe essere il più alto tra le classi mostrate. Anche 14 in vigor, vitalità, quindi anche abbastanza resistente all'inizio. L'unico problema di questa classe è che se paragonata al Cavaliere Errante sembra essere equipaggiata a livello di armatura in maniera un pochino più leggera. Parliamo ora del fuorilegge, 13 punti in destrezza e 14 in arcano. Quest'ultima statistica un pochino misteriosa, ne riparleremo a fine video in maniera un po' più approfondita. Diciamo che tra i punti di forza di questa classe c'è la sua alta destrezza, parte con un pugnale ed un buckler, ovvero uno scudo piccolo, un arco e delle frecce. Sembra una classe perfetta per chi vuole colpire a distanza e rimanere in uno stile di combattimento stealth. Sapete che Elden Ring ha approfondito un pochino di più questo aspetto. Non è una classe però che consiglio a chi inizia a giocare da poco, è una classe un pochino complessa da gestire, soprattutto all'inizio, anche per il fatto che ha armi a corto raggio, se tralasciamo l'arco con le frecce, e ha basse difese, sembra vestito veramente in maniera molto leggera. Tra l'altro la statistica arcano non si sa bene come funzioni, molti l'hanno legata al sanguinamento, al critico, al danno che si fa da backstab e da contrattacco, toccherebbe studiarla un pochino meglio, quindi il fuorilegge rimane un pochino un mistero. Parliamo ora dell'astrologo, il pure mage iniziale per eccellenza, 15 in mente, mind, che gestisce tra le altre cose il mana, 12 in destrezza e 16 in intelligenza. Il suo equip iniziale è la staffa dell'astrologo, il suo catalizzatore, una spada corta e uno scudo piccolo. Tra le spell iniziali che può lanciare c'è Gleamstone Arc e Gleamstone Pebble. È una classe perfetta se volete giocare da maghi, da caster, ovviamente rimanendo a distanza perché appena un nemico si avvicina a voi, anche per via del vostro equipaggiamento poco resistente, leggero, vi fa un male boia. Quindi alta intelligenza e mind, classe da mage perfetta, però occhio al vigor, alla vitalità bassa e occhio agli scontri in close range. Il warrior, guerriero, 12 punti in mind e 16 in destrezza. È la classe che parte con una doppia scimitarra ed un buckler, lo scudo piccolo. La doppia scimitarra gli permette già dai primi passi all'interno del gioco di eseguire il dual wielding. Ovviamente il fatto che possa equipaggiare ed utilizzare due armi contemporaneamente con dei moveset cambiati rispetto al solito lo rende molto divertente e pericoloso, però occhio ragazzuoli, se non siete abituati a questo tipo di combattimento potrebbe essere un vostro svantaggio. Il Prisoner, il prigioniero, 14 punti in destrezza e 14 in intelligenza. L'avrete sicuramente visto da qualche parte, in qualche screenshot anche nel primo periodo in cui si parlava di Elden Ring, perché si è fatto notare, non si sapeva se fosse un nemico o un personaggio. In realtà è una classe iniziale e credo che sia una mezza cheat a Griffith e a Berserk, e Miyazaki c'ha sempre sto pallino. Parte con un Estoc, quindi uno stocco, una staffa che gli fa da catalizzatore e uno scudo piccolo.
Come potete ben vedere, è una classe inizialmente ibrida, destrezza e intelligenza, quindi utilizza anche una spell chiamata Magic Glintblade, che non si è ancora mostrata, quindi dal nome io ipotizzo che sia una sorta di magia melee, come abbiamo visto presenti anche in DS3, se conoscete. C'è da scoprirlo un pochino meglio perché non si sono visti tanti gameplay, però questo condannato con maschera di ferro, poiché ha vissuto in precedenza tra i nobili, conosce a fondo la stregoneria di Scintipietra, quindi parte con dex e int abbastanza alti. Gli unici contro di questa classe, andrebbe scoperto un pochino meglio, sembra poco difensivo e secondo me non è per tutti, soprattutto per i novizi, una classe ibrida. Bisognerebbe capirlo meglio. Il confessore, oh ragazzotti miei, il confessore sembra molto molto potente, 13 in mind, in mente, 12 forza, destrezza e 14 in fede, quindi di suo sembra una classe iniziale fede tendente al diventare un ibrido forza destrezza, quindi sembra essere molto molto versatile sapendolo buildare bene. Il suo equip iniziale è una Broadsword, un Kite Shield e un Finger Seal, ovvero il suo catalizzatore, con cui può castare due spell all'inizio. Parte con Urgent Heal, una sorta di miracolo che permette appunto al confessore di curarsi, e Assassin Approach, che si è vista poco finora, però anche dalla sua descrizione, spia clericale specializzata nelle operazioni sotto copertura, secondo me è una spell autocastabile che vi rende più silenziosi per non farsi udire dai nemici nelle vicinanze. Molto molto particolare, secondo me anche abbastanza potente come classe. Vediamo adesso una classe che si basa più sulla destrezza, il Samurai. 15 a destrezza e 13 in endurance. Il suo equip iniziale è un Uchikatana, un arco lungo più delle frecce e uno scudo piccolo. Diciamo che questa è la classe iniziale più tendente alla destrezza, però se notate bene intelligenza e fede non sono neanche così bassi, quindi potrebbe virare verso un ibrido sapendolo buildare bene. A livello di equip, a livello proprio di armatura, io non conosco le armature giapponesi, ma quella sembra essere qualcosa di molto molto resistente ai danni avversari. Parliamo adesso del discriminato di Elden Ring, in questo caso chiamato Sventurato. C'è stato più o meno sempre una classe di questo tipo in tutti i giochi From, conosciuti comunque recentemente. Il discriminato, anzi lo Sventurato di Elden Ring, parte a livello 1 con 10 in tutte le statistiche. Tra i punti di forza di questo personaggio c'è il fatto che parte a livello 1 con 10 in tutte le statistiche, quindi è facilissimo da livellare all'inizio, si possono potenziare le statistiche in maniera molto più facile rispetto agli altri, perché gli altri partono magari a livello 7 all'8, noi partiamo dall'1, ci richiede meno anime level up, quindi è un personaggio super modellabile. Ovviamente però per chi sa buildarlo per bene, non è una classe assolutamente per novizi, potete provarla, sperimentare ragazzuoli, però è una classe modellabile che può diventare veramente forte, ma parte un pochino svantaggiata all'inizio, parte con una clava e in teoria senza equipaggiamento, senza armatura, indosso, completamente nudo. Quindi basse difese più combattimento a corto raggio con la clava, secondo me questa classe non è adeguata per chi inizia da poco ad avvicinarsi ai giochi From Software. Per chi invece è già pratico, magari ha già giocato un discriminato negli altri loro giochi, secondo me ci sta. Parliamo adesso del Profeta, un veggente che finì ai margini della società per le sue profezie di sventura. Pratica incantesimi di cura e non solo. Il profeta parte con 14 in mind e 16 in fede. Da quel che ho letto, ma potrebbe subire un cambiamento questa classe perché era un pochino troppo forte nel network test, in teoria questa classe parte con Heal, quindi cura, o Flame, una sorta di piromanzia a corto raggio, e Bisclo. Bisclo era una spell che creava degli artigli di luce a terra che si espandevano da dove facevamo partire la spell e colpivano in un piccolo raggio i nemici davanti ed era devastante. Ora non so se nella release ufficiale quest'ultima spell gli è stata tolta. Vedremo. Tra i punti di forza di questa classe c'è il fatto che se volete giocare un chierico che cura, buffa e fa comunque anche abbastanza danno, questa classe fa per voi. Può essere un chierico puro, quindi puro fede, oppure un misto, magari un fede forza, un fede destrezza, perché comunque ha 11 in forza e 10 in destrezza, quindi non è male. Tra i contro di questa classe in realtà andrebbe analizzato un pochino meglio quando uscirà, sembrava un pochino troppo forte quando l'ho provato io nel CNT, diciamo che c'è la bassa stamina.
Quindi queste erano le 10 classi messe a disposizione. Ovviamente se ci dovessero essere dei cambiamenti, ragazzuoli, lo vedremo il 25 durante l'uscita di questo titolo di Elden Ring. Come consiglio finale e personale sulle build, se volete puntare su una build forza pura, andate di eroe col suo 16 in forza o cavaliere errante con 14. Per una build destrezza pura c'è il samurai, il prigioniero o il guerriero. Per una build intelligenza pura c'è l'astrologo o il prigioniero. Per una build fede pura c'è il profeta o il confessore. Per gli ibridi, ragazzotti, c'è da parlare un pochino di più. Diciamo, per un ibrido intelligenza destrezza potete scegliere prigioniero o astrologo. Per un ibrido invece intelligenza forza, il prigioniero ancora e il cavaliere errante, potenziandogli un pochino di più intelligenza visto che ha 9. Per una build invece fede destrezza ibrida c'è il profeta e il confessore. Gli stessi due vanno bene anche per una build ibrida fede forza. Da quel che ho potuto notare io, ragazzotti, guardando e analizzando queste classi iniziali, sembrerebbe che From Software voglia farci puntare un pochino più sugli ibridi che vanno su intelligenza o fede. Toccherebbe studiare anche un pochino arcano come statistica, ma non ne sappiamo più di tanto. Se guardate bene, infatti, tranne qualche raro caso tra le classi iniziali in cui intelligenza e fede sono sul 6-7, le altre classi hanno di media l'8-9 come punto iniziale in quelle due statistiche. Quindi, non lo so, mi dà una sensazione come se From Software voglia farci giocare un pochino di più gli ibridi caster, non lo so, dovremmo analizzare un pochino meglio quando uscirà il gioco. Passiamo adesso all'analisi principale delle statistiche presenti in Elden Ring, salvo ovviamente cambiamenti durante l'uscita con patch eccetera eccetera. Partiamo adesso da Vigor, la nostra vitalità, è l'attributo che gestisce gli HP, i punti salute, gestisce anche la fire resistance, la resistenza al fuoco, e aumenta, andando a potenziare questa statistica, anche l'immunity. L'immunity è una body resistance di cui parleremo dopo queste statistiche principali. Il secondo attributo è Mind, mente, è l'attributo che gestisce gli FP, focus point, ovvero il mana, aumenta anche il focus, che è un altro body resistance che vi farò capire meglio dopo. Il terzo attributo è Endurance, tempra, gestisce la stamina, l'equip load, aumenta le difese fisiche e aumenta anche la robustness, di cui vi parlerò dopo, è una body resistance pure questa. L'attributo forza invece mi è sembrato un pochino troppo sgravo, gestisce il danno fisico, le difese fisiche e agli elementi, aumenta immunity, robustness, focus e death, quest'ultimo è un altro body resistance, e aumenta anche l'equip load. Dovremmo vedere se questa cosa sarà cambiata. La destrezza è l'attributo che gestisce il danno fisico e la velocità di cast delle magie. Diminuisce anche il danno da caduta, ovviamente in Elden Ring c'è un pochino più di verticalità, quindi secondo me serve, e rende più difficile essere disarcionati mentre siamo a cavallo. Aumenta anche lievemente le difese totali. Il valore di intelligence, conoscenza, aumenta il danno magico da magie o da oggetti magici. Aumenta lievemente anche le difese totali. L'attributo Fate, fede, aumenta il danno delle incantation. In teoria in Elden Ring, ragazzuoli, ci sono sorceries da un lato, quindi stregonerie, che contengono, diciamo, le stregonerie classiche, tra virgolette, e in teoria anche le magie del sangue, se non sbaglio, e dall'altro lato gli incantation, chiamiamoli incantamenti, che contengono dei miracoli o quel che gli somigliano, e le spell che possono essere somiglianti alle piromanzie. Quindi fede aumenta il danno degli incantation, per l'appunto degli oggetti che scalano in fede, aumenta anche lievemente le difese totali. Arriviamo adesso alla statistica più misteriosa, arcane, arcano, magari chi ha giocato a Bloodborne l'ha già sentita. Diciamo che in Elden Ring va capita un pochino meglio, va studiata e vista nel suo funzionamento. Da quel che sappiamo, arcano gestisce l'item discovery, ovvero la scoperta degli oggetti droppati dai mostri, quindi la percentuale in cui uccidendo qualcosa ci droppi un oggettino. Aumenta la resistenza alla death, un'altra body resistance, ma ve ne parlerò. Affligge alcune sorceries e incantation, non si è capito in che modo. Molti dicono che arcano gestisca il danno da sanguinamento, da danno critico, da contrattacco. Insomma, è un po' misteriosa come statistica, andrebbe analizzata un pochino meglio secondo me. Tra le body resistance ci sono quattro statistiche principali: immunity, resistenza al veleno e al blight. Ora, blight mi è venuto tradurlo come ruggine, credo che sia una sorta di malattia presente all'interno di Elden Ring, forse l'abbiamo già vista da qualche parte.
C'è il focus, la resistenza al sonno e alla follia, il ricordo di Bloodborne. Al sonno in teoria possiamo sia noi applicare il sonno su alcuni nemici, l'abbiamo visto con delle frecce, però è possibile che possa succedere anche il contrario, nemici che lo applicano a noi, quindi il focus gestisce questo. La robustness invece è la resistenza al sanguinamento e al congelamento, che già conosciamo. La resistenza, la body resistance a death, non si sa ragazzi, è da capire meglio. In teoria molti ipotizzano che sia una sorta di instant death, quindi aumentando questa resistenza si va meno incontro a questa morte incredibile istantanea. Non si è capito ancora meglio. Queste erano le 10 classi iniziali, ragazzuoli miei, con l'analisi delle varie statistiche, body resistance e il mio consiglio personale sulle build iniziali su cui puntare, quale personaggio scegliere. Personalmente parlando sono molto attirato dal confessore per una build che va sulla fede, magari un ibrido, oppure dal prigioniero che va invece un ibrido intelligenza, destrezza o forza. Vedremo, vedremo, perché comunque noi sappiamo le statistiche, ma gli armor set, il danno che fanno le armi, il moveset vario di quest'ultime, non lo conosciamo così bene, quindi sono tutte ipotesi, diciamo, basate su quello che abbiamo visto tramite gameplay, video, trailer, eccetera. Dovremmo effettivamente avere la prova del 9 quando uscirà il gioco stesso. Io ragazzuoli ero Nevermind, spero che questo video vi sia piaciuto, vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo in live il 25 con Elden Ring, vi aspetto per la maratona, un bacione, grazie dell'ascolto, ciao ciao. Thank you.